Talcam oggi un gruppo di ragazzi provenienti un po' da tutta Europa per un progetto che riguarda molto la cucina. Di cosa si tratta? Si tratta di uno scambio giovanile, nello specifico il tema è la cucina, cioè uno scambio culinario, anche il nome infatti è Culinary Exchange, cool nel senso di un progetto cool, qualcosa di simpatico, carino. Nello specifico il tema riguarda, diciamo, la cucina e abbiamo tre workshop principali, uno in un ristorante tipico che sarà fatto al ristorante La Fontanazza, proprio a Monte Bonifato, uno in un oleificio e uno in un'azienda vitivinicola, in modo che diciamo, i ragazzi provenienti da Lettonia, Romania e Italia possano avere questa esperienza e apprezzare la cucina tradizionale tipica della Sicilia, dell'Italia in generale. Quanto pare anche loro prepareranno un piatto tipico della loro nazione. Sì, ci saranno nello specifico tre serate internazionali, tre cene internazionali, una sarà italiana, la prepareremo noi, e allo stesso tempo ce ne sarà una lettona tipica e una tipica rumena. I ragazzi hanno già portato delle cose dai loro paesi, in modo che possono cucinarle direttamente qua. Non poteva non mancare l'accoglienza da parte del comune di Alcamo. Il comune di Alcamo, abbiamo sempre detto come amministrazione, è un porto aperto, perché crediamo molto nello scambio delle idee, delle opportunità. I popoli, se restano nei loro territori e non si scambiano le idee, le opportunità, resta meno l'idea di questo grande mondo unito, in armonia e in pace. Assessore, la cucina è un modo per unire questi diversi popoli. Sì, sicuramente il cibo è sempre da secoli, è quello che aggrega, che unisce, che fa sì che ci si senta in compagnia, che si sta bene con gli altri e quindi è un motivo in più per fare amicizia e per dialogare alla stessa tavola. Con noi due ragazzi che parteciperanno a questo progetto, chiediamo un po' come è stato il primo impatto con la città di Alcamo e il loro nome. My name is Cosmin Katana. Il mio impatto è stato piacevole, la città è molto bella, però le strade erano troppo strette. Loro sono venuti per ricordarlo, loro sono venuti dalla Romania direttamente con un pulmino che hanno affittato di 9 posti, quindi il problema per venire dal Monte Bonifato a qua nelle stradine che non conoscevamo bene, giustamente questo è stato il suo impatto, c'è stato il primo impatto, sì. My name is Il Cynthia nome è Cintia Springhi dalla Lettonia, il primo impatto è and stato anche per lei, la città è molto bella, soprattutto là I can hanno say impressionato that le montagne, perché we look in around and Lettonia non see ci all sono these queste montagne, quindi mountains because per in lei è Latvia we qualcosa di, don't per have loro è qualcosa mountains di at all and particolare, è diverso rispetto al yeah loro so we paese. invece adesso chiediamo cosa prepareranno questi ragazzi. Qualcosa di veramente tipico della Romania è chiamato bulls ed è una specie di palla con formaggio dentro e anche bacon. Sarà cotta nel fuoco e sarà qualcosa di un sapore molto forte, molto particolare. We make In questo caso beans loro with faranno anche bacon, qualcosa di dolce, cioè same pancake con philosophy from marmellata, Latvia, and then fagioli we e make un piatto tipico della turtles Lettonia, pancakes and fagioli then e anche we bacon, make e qualche salted dolce tipico sempre della Lettonia. and sweet cakes, small cakes.